Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui a Punta Sabbioni per assistere a una gara di light rod fishing. Esatto. Organizzata da uno staff qui, un team Light Rod Fishing Venice. Esatto. E oggi siamo qua non per pescare, ma solo per fare riprese a questa gara. Il tempo è veramente uno schifo, come esatto. Potete vedere. Piove. Purtroppo ha rimosso. Fa veramente schifo, però vedremo lo stesso. E comunque siamo venuti anche per assistere a questa magnifica tecnica che non abbiamo mai fatto, ma dopo questo sicuramente inizieremo. Esatto. Quindi godetevi questo video, se vi piace condividetelo. Esatto, guardatelo fino alla fine, perché sicuramente arriveremo fino a qualche cattura e alla prima azione finale dei concorrenti, dei Infatti, vincitori. In questa gara ci sono molti sponsor, tra cui Boscolo, Mulix, Omorol. Esatto. Quindi dopo andate a vedere anche Fipsas, che infatti la Fipsas in collaborazione con Fipsas. Andatevi a vedere alla fine i premi che sono stati assegnati. Esatto. Ragazzi, godete il video e ci vediamo. Tutti siete stati splendidi, perché con un tempo così non ho altre parole. Io ho dato una mano a Davide che è stato anche Lorenzo, il nostro prostato, e anche a Luca che adesso è assente ma porta i suoi saluti. Davide è stato quello che ha lanciato l'idea, che l'ha portata avanti in maniera decisa e concreta, quindi io farei subito un grosso applauso a lui. Detto questo, la gara è andata anche discretamente per quelle che erano le condizioni di oggi. Appunto, ha detto Davide, 8 premiati, 4 per i primi 4, 4 dal quinto all'ottavo. Il resto andiamo a estrazione. Un grosso ringraziamento ancora agli sponsor che hanno contribuito in maniera considerevole, importante. Oh. Allora, se vuoi dire la risposta, ovviamente c'è. Allora, tra gli sponsor c'è Molix, che ha contribuito in maniera molto sostanziosa, ha compreso anche T3 e con i vari marchi, Sancura, Duo, eccetera. Ma anche Omorol Fishing, che è un'azienda che esiste in Italia, che ha dato una visione molto grossa, diciamo, per la realtà dell'azienda, così come Urban Fishing, l'IVHD e la pesca a mosca spinne. Non credo aver dimenticato nessuno. No, e Lucchetta Pesca, che è qui il negozio di riferimento di zona di qui di Jesolo, che anche loro hanno partecipato in maniera al premio Big Fish che verrà dato all'estrazione a questo caso. E partiamo un doveroso ringraziamento a Fipsas, che ha patrocinato il tutto. Anche a mia moglie, che mi ha supportato in questi 8 mesi di preparazione della gara.
soprattutto come trovare le bombe a lei, a tutti voi che siete venuti qui alla moglie. La cosa che mi ha fatto più piacere è che c'è stata molta adesione da parte di ragazzi e ragazzini. Faccio un ringraziamento ragazzi di Expo Fishing, sono venuti in 4 o 5 oggi se non sbaglio, che con tanto di... hanno bevuto più spritz che pesci, però sappiamo che sono bravi. E poi oltretutto anche a dei ragazzi che si sono offerti per registrarsi, che hanno un canale YouTube che, ricordatevi il nome? The Fish Hunters, e anche qualcun altro che ha un altro canale YouTube che... Max Fisherman se non sbaglio, eccetera. Quindi... Bravi, ragazzi. Grazie a tutti. Allora, iniziamo subito con le prime azioni. Adesso mi serve Stefano Sabadin. Uno che... Lorenzo Volpato. Non c'è. Suo amico di merenda, Santori Davide. Ma voi due? Che me ne sai? E Carlon De Filippo. Allora sorteggiamo il quarto premio. O partiamo da zero, come volete voi? Parto da quarto. Il 34. Chi è il 34? Io. C'è il 34. Ecco. Quarto. Complimenti. Grazie. Guarantotto è il terzo classificato. Bravo Stefano. Terzo. 46. 46 chi è? Una volta ogni tanto mi vale culo. Brava. Davide. Davide ha preso il primo pesce. Aspetta adesso. Ci vedete anche i cappellini, la tuccia di giallo. Giallo. Ma che culo però. Bravi, congratulazioni.